Notizie dall'Ucraina, il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Bentornati da Valerio Masia. La Germania è seconda solo agli USA per il sostegno militare all'Ucraina e supera in Europa anche il sostegno offerto dalla Gran Bretagna. Dai depositi della Bundeswehr sono arrivati in Ucraina 18 carri armati Leopard 2A6, 80 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Marder 1A3, 14 obici semoventi, 5 lanciarazzi multipli Mars 2, 500 missili antiaerei spalleggiabili Stinger, 2 sistemi per la difesa aerea Patriot, oltre a munizioni di vario tipo e calibro. Questi conti di Analisi Difesa, primo portale online in Italia ad occuparsi di difesa, industria e tematiche militari, formato da analisti ed ex militari. Nel 2023 il governo federale ha stanziato 4,34 miliardi di euro in aggiunta a 1,63 miliardi in armi e materiali stanziati nel 2022 e ha autorizzato altri 4,929 miliardi di euro in aiuti militari all'Ucraina fino al 2028. Altri 40 Marder e 52 mezzi corazzati antiaerei Gepard forniti a Kiev sono usciti dai magazzini dell'industria della difesa tedesca con il finanziamento del governo federale, insieme a un centinaio di tank Leopard 1A5. Berlino ha inoltre stipulato contratti con l'industria nazionale per fornire all'Ucraina 8 sistemi di difesa aerea a medio raggio Iris-T con i relativi missili e migliaia di proiettili d'artiglieria. Ma il supporto bellico di Berlino a Kiev non si ferma qui. La Germania ha contribuito a sostenere l'Ucraina istituendo quello che gli analisti chiamano scambio circolare, che vede Berlino fornire armamenti surplus a paesi dell'UE e NATO dell'Est Europa, che hanno fornito a Kiev i loro vecchi armamenti ed equipaggiamenti di tipo ex sovietico. Su questa linea Berlino ha stipulato intese con Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Grecia. Praga ha ceduto a Kiev 20 carri armati T-72 per ottenere dalla Germania 14 carri armati Leopard 2A4, un corazzato Buffel, pezzi di ricambio e munizioni. La Slovacchia ha fornito a Kiev 30 veicoli corazzati per fanteria BMP-1 e ha ottenuto 15 Leopard 2A4 con pezzi di ricambio e munizioni. Dalla Germania la Slovenia ha ottenuto 5 autocisterne e 40 camion in cambio dei 28 carri armati M55 trasferiti all'Ucraina, mentre la Grecia ha barattato 40 BMP-1 con altrettanti Marder 1A3 e munizioni da 20 mm. Dagli armamenti all'addestramento. Finora in Germania sono stati addestrati oltre 10.000 militari ucraini in 270 corsi di formazione gestiti da personale militare tedesco e alleato. Infine, la Germania ha istituito centri di riparazione e manutenzione per i mezzi in dotazione alle forze armate dell'Ucraina in Slovacchia, Romania e Lituania. E per oggi è tutto. Notizie dall'Ucraina, un podcast originale ADN Kronos. Se questo podcast è di tuo gradimento, seguici anche dalla tua app podcast preferita, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Iscriviti al canale o abilita la funzione Segui per trovarci più rapidamente e la funzione Notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi. E se hai un momento, lascia una recensione, aiuterà gli altri a trovarci più facilmente. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adnkronos.com.